Allora, possiamo? Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qua. Continuiamo le presentazioni dei nostri nuovi calciatori. Naturalmente dobbiamo un po' scaglionare perché mi pare che ci sono tante novità e quindi gradatamente ve li presentiamo e vi mettiamo a disposizione perché possano dire che sensazione hanno dell'impatto col Genoa. La società, il presidente Prezioso, di concerto con il mister Ballardini, naturalmente con le persone come me, Donatelli e quant'altro che collaborano per il mercato, stanno cercando di dare un assetto a questa squadra. Ci sono state molte partenze, naturalmente ci saranno molti arrivi. Il connotato principale è, ecco, presentando il vento dell'est, diciamo oggi, Ivan Lakicevic, Jonut Andrej Radu e Rocco Vodisek, oltre ovviamente all'italianissimo Mazzitelli, ecco, credo che sia la voglia di puntare come comune denominatore di tutti questi nuovi sulla loro motivazione innanzitutto. Ovviamente le qualità tecniche, ma certamente la voglia di contare su grandi motivazioni, di affermazione o di rilancio, a seconda dei casi, e insieme, insomma, di affermazione generale del Genoa. Questo credo che sia un po' l'obiettivo comune, far bene, puntare al massimo possibile, attraverso proprio la volontà di fare qualcosa di importante, tutti insieme ovviamente. Questi ragazzi sono stati seguiti, scelti, e credo che ognuno avrà possibilità di dimostrare le proprie qualità. Si tratta solo di questo, non voglio perdere molto tempo nella presentazione perché loro, sarà il campo che li presenterà via via e saranno loro stessi a dare l'impressione della voglia di sposare, come si dice comunemente, questo progetto, ma soprattutto, come ripeto, di far bene insieme per il bene del Genoa, oltre a quello ovviamente di affermazione, lo spirito di affermazione individuale. Non voglio rubare molto tempo a loro perché sono tanti e quindi è giusto che parliate con loro direttamente. Noi siamo qui a sostenerli, aiutarli, a inserirsi, ma sono convinto che ciascuno di loro avrà modo di fare qualcosa di buono e di importante per loro stessi e naturalmente per il Genoa. Oggi abbiamo un interprete di eccezione, Lazovic, che è un nostro giocatore, al quale puntiamo, siamo contenti che sia con noi. E oggi ci dà anche una mano a aiutare questi ragazzi a dire la loro impressione. Grazie. Grazie. Ovviamente Gianco è a disposizione anche per eventuali domande a lui. Buongiorno. Intanto buongiorno e benvenuti al Genoa. Io volevo sapere cosa vi ha spinto appunto ad arrivare qui al Genoa. Scusa, non ho sentito. Cosa ha spinto loro ad arrivare al Genoa, a venire qua al Genoa? Per tutti e due? Sì. Stavo bello drago dell'oggetto. No, stavo se motivi sono l'oggetto. Grazie a me, perciò. Па и пак е то најстари клуб во Италија и сви, мислам да сви желе да игра во таком клубу, таком великом клубу, така да тој био стварно мотив и тој прилике би се захвалио и председнику и свим осталим што верују и ја се надам да ќе со радом им то некако да им вратим. Dice che per lui, quando l'hanno chiamato il club più antico in Italia, già quello era un sogno, diciamo, giocare anche in Serie A. Voglio ringraziare al presidente, ai direttori, tutti e due, perché che l'hanno portato qua. E dice che spera che da tutto al campo per dimostrare che è un giocatore
per giocare al Genoa. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui a Genova, mi piace Genova, mi piace Italia, io sono terzino destro a Genova. Mnogo mi è drago što sam došao u Genovu, Genova è il club più antico d'Italia. Mnogo mi je drago što sam došao ovde. Ovo je veliki korak napred u mojoj karijeri. Genova je najstariji klub u Italiji. Drago mi je što sam došao ovde i želim da pokažem svima zašto sam došao i da opravdam očekivanja svih ljudi iz kluba i navijača. Lepo sam prihvaćen od strane svih saigrača. Mnogo mi je drago što mi pomažu i Lazović i Zukanović i Pandev, jako mi je drago i oni će mi pomoći još više da se priviknem ovde i da se prilagodim u Genovi. E lui voleva parlare anche da quando è arrivato perché ha studiato anche in Serbia italiano e vuole dirvi subito qualcosa. Niente, anche lui dice che è contento perché è arrivato il club più antico in Italia e che darà 100% per giocare qua, per dimostrare che può giocare nel Genoa e anche ringraziato a me, Goran e Zukanić perché li aiutiamo. Sì, ciao. Niente, appunto, volevo chiedere se vi eravate parlati prima che lui venisse al Genoa, se ti aveva chiesto qualche consiglio. E poi tutti e due giocate un po' sulla fascia destra, anche se tu sei più offensivo. E quindi se sa che magari si dovrà giocare un po' il posto anche con te qualche volta o se spera di correre insieme a te sulla fascia? No, prima di venire qua abbiamo parlato quando siamo arrivati qua a Genova. E per quello siamo, diciamo, nel stesso ruolo e poi vediamo. Il mister decide quale modulo vuole giocare, per noi è solo allenarsi bene. Invece, sì, magari deve dire anche a lui. Kaže, da li smo pričali, dobro, to sam ja govorio, ali zato što smo obojice igramo po desnoj strani, da li ćemo igrati zajedno ili ćemo biti konkurenci? Reci meni, ne moraš. Pa drago mi je i da budemo i konkurencija i da igramo po desnoj. Biće mi drago i no, anche lui è soddisfatto di essere qui e non è il problema, è anche se facciamo una, diciamo, un ballottaggio per giocare, è contento prima di essere qui. Sì, invece a lui volevo chiedere, avevo letto che in patria, visto il suo ruolo, lo paragonano un po' ad Handanović, se effettivamente è il suo idolo o se ha altri portieri a cui si ispira. Idealu koga gledaš kao da budeš možda ga nešto? Pa da, ipak je on jedan od najboljih golmana na svijetu, tako da svi želimo nekad da dođemo na ta nivo, ali to je još daleko i puno rada će još biti ovdje da ćemo doći tamo, ali naravno da je cilj da jednog dana budem kao on, naravno. Dici che Handanović è uno dei più forti portieri nel mondo e non può parlare ancora per, diciamo, fare quello che fa Handanović, però lo può guardare come un esempio e con lavoro forse anche diventare come Handanović. Ciao, volevo chiedere a Ivan Rakicevic se ci racconta un po' che tipo di giocatore è, se anche oltre a difendere è anche un giocatore a cui piace attaccare, fare tutta la fascia e dare una mano anche in fase offensiva. E che tipo di giocatore, come si descriverebbe da giocatore? Kakav si tip igrača, da se više igra odbranu ili napada ili jedno i drugo? Reci, ja ću.
Pa igram podjednako i napred i pozadi. Na svakoj utakmici, na svakom treningu dajem maksimum. Takav sam tip igrača, volim uvek da dam sve od sebe i ponavljam, drago mi je što sam došao ovdje i mnogi veliki igrači su igrali u Genovi, Crespo, Milito i voleo bih da i ja jednog dana napravim tako veliku karijeru kao oni. Dice che è un tipo di giocatore che dà sempre al massimo e può difendere e anche attaccare, fa diciamo tutta la faccia e di nuovo ripeto che è contento perché è arrivato qua e ha detto che sa anche quali giocatori hanno giocato, grandi giocatori hanno giocato nel Genoa e spera che anche lui dopo può fare una grande carriera. Invece per Rod Vodisek, com'è stato il primo impatto con i suoi compagni di reparto? Sono anche 3 su 4 sono anche molto giovani, c'è Alessandro Russo che non è neanche maggiorenne, ma lo stesso compagno Radu e poi Marchetti. Come si è trovato a primo impatto con i suoi compagni, con gli altri portieri della squadra? Pa moram kazati da su jako dobri momci svi. Marchetti koji ima puno iskustva, mogu da se puno naučim od njega i Radu. Tako da mislim da smo svi ipak, ako smo novi, tako neko pozitivno rivalstvo je i na treningu dajemo maksimum i onda ćemo vidjeti ko će biti najbolji. Ali stvarno mi je jako drago da mogu da treniram sa Marchettijem jer ipak ima puno iskustva u Serie A, tako da mogu da se naučim veliko. Ha detto che sono, diciamo, tutti 3-4 sono nuovi e poi da può studiare tanto da tutti, soprattutto da Marchetti che ha giocato, che ha fatto una grande carriera, anche da Radu che è un po' più grande di lui e spera che può diventare, con tutti loro può diventare un buon portiere. Ciao ragazzi, allora una domanda per te Darko, innanzitutto come hai accolto, come anche voi della vecchia guardia, diciamo, avete accolto i nuovi acquisti e invece per i ragazzi come sono stati accolti dal gruppo, come si sono trovati, le loro prime impressioni all'interno, primissime impressioni all'interno dello spogliatoio? No, sono tutti bravi ragazzi, buoni giocatori perché sono arrivati qua e siamo appena iniziati tutto, speriamo che tutti insieme possiamo fare qualcosa buono di questo campionato. Trovati all'interno del gruppo, quali sono state le prime impressioni? No, fino adesso bene, abbiamo fatto diciamo due allenamenti, sono tutti professionisti e sono, come hanno detto anche loro due, sono contenti di essere qui.